Si dice che il diavolo sia nei dettagli e nessuno è più sensibile ai dettagli di Tempe Brennan, che per mestiere studia le ossa dei morti a caccia di particolari rivelatori dell'età, del sesso, della fisionomia di una vittima, dell'epoca e delle cause della morte. Quando tracce di un macabro rito pagano affiorano nello scantinato di una casa in corso di ristrutturazione a Charlotte, North Carolina, Tempe è chiamata a dare il suo contributo alle indagini. C'è il teschio di una ragazzina di colore tra i resti che deve interpretare per provare a capire cosa sia accaduto in quel luogo impregnato di mistero e di orrore. Ma prima che il lavoro di Tempe possa dirsi concluso, il fiume Wiley restituisce il corpo decapitato di un ragazzo su cui petti sono stati incisi simboli satanici. E mentre dagli schermi TV di tutto lo Stato un commissario con ambizioni politiche tuona contro gli adepti del male, un santero dal passato pieno di ombre viene ritrovato morto. Storie di prostituzione, gelosia, fanatismo e superstizioni ancestrali si confondono in uno scenario terribilmente intricato. Solo ascoltando la verità delle ossa, Tempe può sperare di arrivare alla soluzione, a patto di riuscire a sfuggire alla furia di un assassino oscuro e spietato come il diavolo stesso.